Cari amici, la buonasera. Ci ritroviamo per questo nostro momento nel quale riflettiamo su quello che è importante per la nostra vita. Ed è importante certamente l'esperienza che noi viviamo, ma è ancora più importante la parola del Signore che ci aiuta a capire le vicende della nostra vita. Grazie alla parola del Signore noi scopriamo il senso della nostra vita quotidiana. Ecco, in questa chiave vogliamo ascoltare della lettura dei testi della liturgia di questa sesta domenica di Pasqua. Così sono, insomma, quasi 40 giorni che sono passati dalla Pasqua. Percepiamo insieme qual è l'insegnamento che la Chiesa vuole che noi assimiliamo in questa giornata. Leggo dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Filippo scese in una città della Samaria, predicava loro il Cristo, e le folle unanimi prestavano attenzione alle parole di Filippo, sentendolo parlare e vedendo i segni che egli compiva. Infatti da molti indemoniati uscivano spiriti impuri emettendo alte grida e molti paralitici e storpi furono guariti. E vi fu grande gioia in quella città. Frattanto gli apostoli a Gerusalemme seppero che la Samaria aveva accolto la parola di Dio e inviarono a loro Pietro e Giovanni. Essi scesero e pregarono per loro perché ricevessero lo Spirito Santo. Non era infatti ancora disceso sopra nessuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo. È un testo molto significativo. E le notizie che sembrerebbero scarne sono invece un quadro ben delineato della Chiesa che nasce, la Chiesa dei primi tempi. Infatti qui entra in funzione Filippo e soltanto dopo entreranno in funzione gli apostoli e quindi sono proprio i due apostoli, diciamo, più importanti nel momento. Pietro da una parte e Giovanni. Filippo era uno dei sette diaconi e quindi diventa evidente da questo testo che i diaconi avevano come compito primario quello di presiedere all'attività, diremmo oggi, caritativa della Chiesa. Ma questo non era un compito esclusivo. Loro avevano anche il compito che condividevano con gli apostoli di predicare e predicare Gesù. E infatti noi qui vediamo Filippo, uno dei sette diaconi, il quale parla, opera prodigi e quindi tanta gente felice accoglie la parola di Filippo. Però ecco, c'è un problema. Quale problema? Il problema è che sono stati battezzati ma non hanno ricevuto lo Spirito Santo. Da qui si comprende che oltre il momento del battesimo c'era anche un altro momento nel quale veniva effuso lo Spirito Santo. Corrisponde quest'altro momento alla nostra cresima. E quindi quando noi parliamo della cresima non dobbiamo pensare che sia un rito, una cerimonia che abbia così avuto nella Chiesa l'ideazione. No, la Chiesa la mette in pratica fin dai primi tempi. Sono battezzati,
ma non hanno ricevuto lo Spirito Santo. Quando quindi la Chiesa oggi dice che con la cresima si riceve il dono dello Spirito Santo che ci conferma nella fede, la Chiesa dicendo questo è fedele a quello che si dice qui dagli Atti degli Apostoli. Pietro e Giovanni vengono inviati e possiamo dire che vengono inviati come ispettori, cioè vogliono rendersi conto di quello che è accaduto in Samaria, dal che possiamo dedurre che la missione di Filippo in Samaria non era stata prevista dagli apostoli, non era stata neanche ordinata, ma derivava invece dallo zelo di Filippo. E quindi Pietro e Giovanni vengono inviati da Gerusalemme perché ci si renda conto di quello che è successo o di quello che sta succedendo. Anche qui c'è un elemento caratteristico. In questa chiesa che nasce non c'è un centralismo rigido, c'è invece come una pluralità di iniziative e poi chi è a capo di tutti, che è l'apostolo, segue, verifica, controlla, completa. Allora è una chiesa dove si collabora e si collabora nel senso che non ciascuno opera per conto proprio e poi si racconterà così come finisce. No, non c'è una iniziativa che venga bloccata, ma non c'è neanche una trascuratezza per la quale chiunque può fare quello che a lui pare e piace. La Chiesa ci appare chiaramente come una struttura dove l'organizzazione non è di ostacolo alla iniziativa delle singole persone. Ed è bello vedere Pietro e Giovanni che lasciano Gerusalemme, loro che hanno subito il carcere, hanno subito le frustate da parte dei giudei, ora sono lì nella Samaria, la regione centrale della Palestina. Sono in Samaria e non possono che ammirare quello che è stato compiuto da Filippo, o meglio, dallo Spirito Santo attraverso Filippo. Scesero, pregarono per loro perché ricevessero lo Spirito Santo. Erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Impongono le mani e invocano il dono dello Spirito. Anche questo, miei cari amici, ci aiuta a capire che cos'è la Chiesa. La Chiesa non è la conseguenza di un'azione solitaria e neanche di un'azione coordinata. La Chiesa consegue all'azione dello Spirito Santo e degli uomini. Se noi ci dovessimo convincere che siamo noi soli uomini ad agire, la Chiesa sarebbe una realtà puramente umana. La Chiesa, che è fatta di uomini che hanno tutti i loro limiti, di uomini quindi che sono tenuti a migliorare la qualità della loro vita per essere coerenti alla fede che professano, la Chiesa ha soprattutto come primo attore lo Spirito Santo. Non noi soli, non solo lo Spirito Santo, ma noi insieme allo Spirito Santo, il quale guida, sostiene, porta a compimento quello che gli uomini anche potranno iniziare. Ed ora vogliamo passare all'ascolto della
Seconda lettura, che anche questa, come quelle domenica scorsa, è ricavata dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, adorate il Signore Cristo nei vostri cuori. Pronti sembra a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza, perché nel momento stesso in cui si parla male di voi, rimangano svergognati quelli che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo. Se questa infatti è la volontà di Dio, è meglio soffrire operando il bene che facendo il male, perché anche Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio, messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito. Certamente coloro che seguono hanno la compiacenza di seguire questo programma, ricorderanno che questa lettura termina laddove iniziava quella della settimana precedente. E quindi è come se tornassimo a riflettere su un argomento guardandolo però in maniera più completa. Ed allora cominciamo con la prima affermazione. Carissimi, adorate il Signore Cristo nei vostri cuori. E la parola ha un grande significato, perché non è che dice ricordatevi di Gesù, non è che dice abbiate il pensiero fisso in Gesù, dice adorate, l'adorazione propria del culto che l'uomo rende a Dio. E quindi è come se dicesse riconoscete che Gesù è Dio. Ecco la verità basilare della fede cristiana. E San Pietro dice adorate il Signore Cristo nei vostri cuori. Quindi non si tratta di un'adorazione vistosa, esteriore, è un'adorazione che si deve realizzare nella riservatezza più assoluta, quella dei nostri cuori. Adorate il Signore Cristo nei vostri cuori. E a questo compito di adorazione ne corrisponde un altro, perché San Pietro dice che noi cristiani dobbiamo essere sempre pronti, cioè disponibili, a rispondere a chiunque ci domandi ragione della speranza che è in noi. Vediamo se riusciamo a ipotizzare questo discorso. Qualcuno ci dovesse chiedere, ma tu che sei credente, perché credi? A questa domanda noi dobbiamo sapere rispondere, come? Portando le ragioni della nostra fede. E se uno per esempio dicesse, beh io ci credo e basta, sarebbe una risposta insufficiente. Perché l'altro potrebbe dire, va bene, tu ci credi, ma io non ci credo. E rimaniamo pari e patta, tu per conto tuo che credi, io per conto mio che non credo. E no, miei cari amici. Non ce lo possiamo permettere il lusso di non dire a un altro perché crediamo. Perché se noi diamo ragione della nostra fede, la ragione è condivisibile. E quindi l'altro che ci ascolta può valutare in maniera positiva le nostre ragioni e quindi anch'egli diventare credente. In questo presentare le ragioni della fede che noi abbiamo, e San Pietro dice le ragioni della speranza che è in voi, ma la speranza
consegue appunto alla fede, noi esercitiamo il compito di amare il nostro prossimo e di volergli comunicare il bene più grande che ci sia per un uomo sulla faccia della terra, il bene della fede. E c'è un altro particolare, guardate, che dice qui San Pietro, dice: tutto questo sia fatto con dolcezza, rispetto, con una retta coscienza. Sono tre caratteristiche. La prima è la dolcezza, cioè noi cristiani non dovremmo mai alzare i toni della nostra voce. A volte il temperamento che abbiamo in dotazione da madre natura ci porta proprio anche ad alzare i toni. Sbagliamo. Il cristiano deve essere discepolo di Gesù, mite ed umile di cuore. Ecco perché il cristiano deve poter parlare dolcemente, con dolcezza. E nel parlare con dolcezza si esprime anche un valore. Ti lascio scegliere, non ti voglio vincere, non ti voglio dominare, non ti voglio costringere. Notate che l'Apostolo non dice parlare con indifferenza, no, l'Apostolo dice parlare con dolcezza. E insieme alla dolcezza il rispetto. A chi va il rispetto? All'altro, alla persona. E quindi lo stile che tante volte noi vediamo diffuso, con il quale si offende il prossimo perché lo si insulta, uno stile del genere non ci deve appartenere. Possiamo dissentire, dirlo con chiarezza, ma non per questo dirlo in maniera acre, con prepotenza, con amarezza, affatto affatto. Sia fatto con dolcezza e rispetto. Alcuni parlano del rispetto delle fedi, rispetto delle religioni, rispetto delle idee. È un'espressione ambigua, meglio dire rispetto degli uomini, rispetto di ogni singolo uomo. Ed è per questo che noi rispettiamo eventualmente la fede che non condividiamo di qualcuno, perché abbiamo rispetto per quella persona. Ma se una fede, un'idea è sbagliata, bisognerà pur dirlo. Anche questo è un atto di amore. Per questo bisogna parlare con coraggio, con decisione, ma soprattutto con dolcezza. E poi l'Apostolo dice con retta coscienza. Che significa parlare con retta coscienza? Parlare senza secondi fini. Parlare non per servirsi della verità a proprio vantaggio, ma invece parlare con retta coscienza significa servendo la verità e cercando il vero bene del prossimo. Per cui un cristiano che parli o faccia silenzio deve sempre essere mosso da un sentimento di rispetto e d'amore per la persona alla quale si rivolge, per la verità che egli testimonia. Tutto questo, dice San Pietro, è funzionale anche a una circostanza della vita che può succedere, la maldicenza. Infatti San Pietro dice: nel momento stesso in cui si parla male di voi, rimangano svergognati quelli che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo. È come se San Pietro dicesse: abbiate dolcezza, abbiate garbo, abbiate delicatezza. A questo punto anche quelli che vorrebbero denigrarvi o vorrebbero malignare saranno smentiti dal vostro tono dolce, misurato, garbato. Ho un'esperienza,
miei cari amici, quando a un certo punto qualcuno si è reso conto che il sacerdote che sono io in questione parlava con molta calma, con molta comprensione, quindi l'immagine che si era costruita si è rivelata falsa. Si è attuato quello che ha detto l'Apostolo Pietro. Rimangono svergognati quelli che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo. Ed allora è molto semplice, dobbiamo comportarci bene nelle parole e nelle azioni. Non dobbiamo essere sleali, non dobbiamo imbrogliare. Se dobbiamo dire la verità la diciamo, ma sempre in maniera garbata, in maniera fine, senza nervosismi, soprattutto senza cattiverie, senza spirito di vendetta o anche solo di rivalsa. Sia che parliamo, sia che facciamo silenzio, tutto per amore e con amore. Adesso vorremmo ascoltare la terza lettura e la piccola riflessione che vorrò proprio far seguire. La terza lettura è ricavata dal Vangelo di San Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se mi amate, osserverete i miei comandamenti, ed io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito, perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me ed io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questo è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch'io lo manifesterò. No, scusate, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Certo, ci sarebbe da riflettere a lungo su ciascuno di questi versetti. Vediamo di enucleare alcune idee importanti. La prima è questa: l'osservanza dei comandamenti è il segno dell'amore che portiamo a Gesù. Lo amiamo ed allora dobbiamo osservare i comandamenti, quelli di Dio, dell'Antico Testamento e quello che Gesù dice nel Nuovo Testamento. Cioè, l'amore a Gesù si concretizza in una vita eticamente ineccepibile, moralmente valida. Vogliamo esserlo cristiani? Dobbiamo comportarci bene osservando tutti i comandamenti di Dio. Che cosa ne ricaveremo da questa condotta buona? Gesù lo dice: io pregherò il Padre ed egli vi manderà un altro paraclito, perché rimango con voi per sempre. Un altro paraclito è un'espressione per noi poco utilizzata. Qualche volta questa parola è stata tradotta in lingua italiana con consolatore, qualche altra volta è stata tradotta con avvocato. E sono delle traduzioni che hanno il loro senso. Qui invece è stato tenuto il testo quasi com'è in greco, paracletos. Chi è paracletos nella lingua greca?
Kleitos deriva da un verbo greco che è kaleo. La radice di questo verbo è kal. Allora kaleo viene a significare chiamare. Para kaleo viene a significare chiamare qualcuno accanto a me perché mi aiuti, perché mi sostenga. È quello che fa un avvocato durante un giudizio. Oppure quello che fa un aiutante durante un lavoro. Quello che fa il medico, un infermiere, con un ammalato. Allora, che cosa dice Gesù? Gesù dice che lui ci manderà, avendone di questo pregato il Padre, un paraclito, un medico, un infermiere, un avvocato, cioè un sostegno, un amico, un consolatore, un suggeritore, una luce, che rimanga sempre con noi e quindi sia la nostra guida. Infatti, egli chiama questo paraclito lo spirito della verità. A questo punto, miei cari amici, io direi che noi dovremmo fare sempre nostra una preghiera, invocare lo Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito. Rinnova la faccia della terra, riempi i cuori dei tuoi fedeli. C'è una preghiera molto bella che la Chiesa ci fa recitare nella festa di Pentecoste, la sequenza. È un'invocazione allo Spirito Santo. E noi possiamo dirgli in questa maniera: vieni, Santo Spirito, illumini i miei passi, sii per me quello che la luce è per i miei occhi. Che bello, miei cari amici, da cristiani vivere immersi nella luce dello Spirito Santo. Ed ora vorrei presentarvi un personaggio dell'Antico Testamento. Ne abbiamo presentati tanti di questi personaggi. Proprio tutti no, tutti quanti no, ma una buona quantità l'abbiamo presentata. Tra qualche settimana noi finiremo di presentare personaggi dell'Antico Testamento e cominceremo con il Nuovo Testamento. Non possiamo dimenticare il Nuovo Testamento, ma neanche possiamo dimenticare il Vecchio. Ed ora, chi è questo personaggio? È un profeta che viene chiamato Daniele, o nella forma più antica Danel. El vuol dire Dio, Dan vuol dire il Signore è il mio giudice, il Signore è la mia fortezza, il Signore è la mia luce. Vediamo chi è questo personaggio Daniele. Daniele è autore di un libro ispirato, proprio chiamato con il suo nome, Libro di Daniele. E le profezie che vi sono in questo libro, specialmente nella seconda parte, appartengono al genere apocalittico, quindi qualcosa che prelude a quello che San Giovanni scriverà nella sua Apocalisse. Nel medesimo tempo, però, che c'è questo elemento caratteristico, c'è pure il racconto di alcuni episodi che succedono durante la permanenza degli ebrei nell'esilio a Babilonia. E uno di questi episodi è noto come Susanna e i vecchioni. Questo normalmente è il titolo che non c'è nella Bibbia, ma c'è nelle opere d'arte che hanno raffigurato questo episodio. Non erano due vecchioni, no. Il termine anziano, che si traduce con vecchioni, vorrebbe dire invece due notabili. Erano due giudici, quindi erano investiti di un ruolo sociale di grande rilievo.
i quali si incapricciano di una signora di nome Susanna e quindi tentano di farla propria aggredendola. Permettete che sospenda il racconto per farvi notare la coincidenza con alcuni fatti che sono successi di questo giorno. Personaggi molto importanti, i quali facilmente cedono non appena si trovano davanti alla gonna di una donna. Ecco il personaggio molto importante, direttore del Fondo Monetario Internazionale, una di quelle 10 persone che contano di più al mondo, che non riesce a stare con le mani ferme di fronte a una cameriera d'albergo. È certamente molto triste, però notate, questo è un fatto di oggi. La Bibbia, composta circa 2000 anni fa, anche più, racconta un fatto che è molto simile. Infatti questi due notabili, questi due giudici, vogliono approfittare di Susanna, alla quale si ribella, e quindi loro l'accusano ingiustamente, come se l'avessero trovata in combutta per il male affare con un altro giovane. E siccome loro erano i giudici, sono anche gli accusatori, questo mescolarsi di carriere. Allora loro stessi che giudicano, sono loro stessi che condannano, e quindi Susanna è condannata a morte. E mentre si verifica l'esecuzione di questa condanna, con il corteo che si recava sul luogo dove la condanna doveva essere eseguita, Daniele, ecco, interviene dicendo: no, io non mi sento responsabile. Qui voi state commettendo, noi diremmo oggi, un errore giudiziario. Voi state condannando un innocente. Il corteo si ferma e si riprende il processo. Nel processo i due diventano testimoni dell'accusa, diremmo oggi. E Daniele li ascolta prima l'uno, poi l'altro, e loro cadono in contraddizione, e quindi si dimostra la falsità della loro accusa. Saranno puniti con la stessa morte con la quale volevano fare morire Susanna, e così giustizia è fatta. Ecco, Daniele allora è presente nel popolo ebraico come la rivelazione della sapienza di Dio, come la necessità che la vita sociale sia guidata dalla verità. Così vi sono altri episodi in questo libro di Daniele, quale quello per esempio dei 3 fanciulli che vengono condannati a morire nella fornace di fuoco perché si sono rifiutati di adorare la statua di Nabucodonosor, una statua d'oro, e invece il fuoco non li lambisce, anzi sembra che passeggino tranquilli in mezzo alle fiamme. Ed è per questo che Nabucodonosor libera questi 3 fanciulli, esalta il Dio di Daniele e dice che in tutto il suo regno bisognerà adorarlo. Beh, Dio bisogna adorarlo nel proprio cuore. Ma tutto questo ci dice come questi racconti vengono a esprimere un valore, quello della fede in Dio. Così ci sono poi gli altri momenti nei quali proprio Daniele sarà stimato dal successore di Nabucodonosor, che è appunto il figlio, come anche col cambio della dinastia sarà presente anche alla corte di Dario, e quindi una vita piuttosto lunga che passa attraverso l'impero dei Babilonesi e poi quello dei Persiani. La più celebre delle visioni che Daniele
spiega Nabucodonosor è quella di questa statua immensa, una statua che ha il capo d'oro, il petto d'argento, le braccia di bronzo, le gambe di ferro. E dice che purtroppo c'è un puntino in questa statua che è fatto di argilla. E a un certo punto succede durante la visione che una pietruzza va a colpire quel punto preciso dove l'argilla era rimasta e tutta la statua crolla, l'oro, l'argento, il bronzo, il ferro. E questa visione sarà spiegata da Daniele come il succedersi dei regni, i regni dell'Oriente, il regno di Alessandro Magno, il regno dei Romani e quindi alla fine di ogni regno. È come se Daniele ci dicesse che tutte le costruzioni politiche sono estremamente fragili. Sicurezza per l'uomo è soltanto il rifugiarsi in Dio, il credere in Dio, il vivere secondo giustizia. Non abbiamo ancora terminato, mi permetterei proprio di chiedervi di riconoscere la necessità di ricordare una data, il 9 di maggio del 1936. Forse qualcuno di quelli che mi ascoltano era già nato, ma sicuramente era bambino e quindi potrebbe anche non ricordare. Dopo circa 7 mesi di guerra, l'Italia sconfigge l'Etiopia e il Negusu Negesti, il re dei re, Haile Selassie, che il nome significa Santa Trinità, lascia l'Etiopia, va a Gibuti, che era un territorio sotto il dominio francese, lo è ancora oggi. Ebbene, che cosa succede? Succede che l'Italia in 7 mesi aveva dichiarato guerra all'Etiopia, aveva superato i problemi di carattere economico, aveva resistito alle sanzioni e con un impiego massiccio di forze militari, oltre 100.000 uomini, oltre i carri armati, oltre gli autocarri, le mitraglie, i cannoni, ecco, la resistenza del popolo etiopico viene superata e il 9 di maggio si proclama questo impero di Etiopia, il cui re è il re d'Italia, il quale così nei suoi titoli si chiamerà re d'Italia e imperatore di Etiopia. In quel periodo nasce quella canzone, Facetta Nera dell'Abissinia, aspetta, aspetta, ecco, e tutta quanta quella propaganda del regime che intendeva esaltare la missione civilizzatrice dell'Italia. È stato così? Diciamo forse nelle intenzioni, ma non nelle azioni. Tra l'altro l'Etiopia sarà perduta nel 1941, quando il duca Medeo d'Aosta, che era diventato viceré di Etiopia, succedendo a Graziani, dovrà consegnare tutto agli inglesi perché è rimasto senza armi, senza soldati, senza viveri. E quindi, benché valoroso, il duca di Aosta dovrà cedere. Ebbene, possiamo ricordare qualche episodio particolare? Sì che lo ricordiamo. Badoglio è il vincitore di questa guerra. Graziani arriverà in un secondo tempo perché era partito per arrivare ad Addis Abeba dalla Somalia.
mentre Badoglio procedeva partendo dall'Eritrea. E quindi sarà Badoglio a fare il suo ingresso di trionfatore lì ad Addis Abeba, e per questo infatti sarà insignito del titolo onorifico di Duca di Addis Abeba. Nella circostanza Mussolini rifiutò qualunque titolo onorifico, ma da se stesso egli si chiamò il fondatore dell'impero. E infatti rimane la celebre frase: l'impero ritorna sui colli fatali di Roma. E questo significava la piena attuazione del programma che era stato da oltre tanti decenni, circa 80, il programma del Risorgimento italiano, che all'insegna del nazionalismo non soltanto voleva liberare l'Italia dallo straniero, ma rende l'Italia dominatrice di altri popoli. Di qui tentativi in Africa, tra cui il disastro di Adua, in cui periscono ben 16.000 soldati italiani. Di qui l'impresa di Libia del 1911 e quindi l'impresa di Etiopia, e nel frangente anche la Prima Guerra Mondiale risponde a questo disegno di grandezza nazionale. Se noi guardiamo le cose dopo, e quindi le guardiamo in prospettiva storica, ed allora dobbiamo dire che è stato uno sciupio enorme di uomini e mezzi senza che si sia realizzato nulla di buono. Per quale motivo? Perché entrando l'Italia nella Seconda Guerra Mondiale veniamo sconfitti in Africa dall'Inghilterra e quindi perdiamo il dominio dell'Etiopia. Valeva la pena conquistarla per perderla 5 anni dopo? Indubbiamente no. Ma nel medesimo tempo succede un altro fatto, perché Francia e Inghilterra, che erano stati ostili alla creazione dell'impero coloniale italiano, quello che in sigla si chiamava AOI, Africa Orientale Italiana, è chiaro che tentarono di tutto per impedirlo. La Società delle Nazioni promuove le sanzioni contro l'Italia, e quindi è chiaro che tra l'Italia, la Francia e l'Inghilterra si crea del malanimo, del malumore. 2 anni prima, in Germania, Hitler aveva preso il potere. La Germania coglie l'occasione al volo, uscirà dal suo isolamento alleandosi e sostenendo l'Italia. Da quel momento la politica italiana si collegherà sempre più a quella tedesca, sino al disastro della Seconda Guerra Mondiale, creando una situazione che era quanto mai inaffidabile. Perché? Perché l'Italia, che aveva combattuto insieme a Francia e Inghilterra, ora è in contrasto con loro. L'Italia, che aveva combattuto contro la Germania, ora è d'accordo con la Germania. Ma guardate che cosa curiosa. La conseguenza è stata che gli anglo-francesi ci hanno giudicato inaffidabili e i tedeschi ci giudicheranno traditori. E questo cosa dimostra? Dimostra una linea politica che è stata ondivaga, non era una linea politica razionale, che costruisse dei rapporti di amicizia stabili in modo proprio da creare una storia, una tradizione. Francamente è stato questo uno dei punti deboli della nostra storia. E per quanto riguarda l'Etiopia, è vero che Mussolini in quegli anni raggiunge il consenso dei cittadini italiani sin quasi al 95%, ma anche questo dice che la coscienza morale era piuttosto addormentata rispetto al vantaggio politico.
nessuno afferra che l'Italia sta commettendo un'ingiustizia e quindi un'azione moralmente illecita. Ma tutti si esultanti per il successo, perché l'Italia diventa una grande nazione. È stato un tragico errore. E direi che anche i cattolici, in quella circostanza, non sono stati tra gli ultimi ad essere entusiasti. Anche tra i cattolici il progetto nazionalista aveva fatto tanta strada. I cattolici per primi si renderanno conto dell'errore che era stato commesso. Basterà arrivare al 1938 con le leggi razziali. Ma forse aveva ragione Don Luigi Sturzo, il quale dall'Inghilterra, dove era in esilio, avverte i cattolici che non c'è nulla di comune tra il fascismo e il cattolicesimo per il modo di concepire lo Stato, per il modo di concepire la moralità. Don Sturzo aveva ragione. Auguro a tutti la buonasera, a ben rivederci.